con la possibilità di accogliere per questo terzo spazio all'interno del mio salottino, li vedete belli, già pronti, due amici della famiglia Opi. Vado subito a salutare il vicepresidente Paolo Barile, ben trovato. Ciao Serena, ben trovata. E il consigliere invece Opi, sto parlando di Vincenzo Maldera, ben trovato. Serena, ben trovata. Allora, due meravigliose presenze di questa che ormai è diventata veramente una famiglia, quella appunto dell'ordine che rappresentate, l'ordine infermieristico, per presentare un altro programma molto importante che avete messo in atto ormai ai nastri di partenza, importante proprio da un punto di vista di impatto sociale. Sì. Raccontami Paolo. Sì, bene, brava. Questo è un progetto che diciamo è in partenza grazie soprattutto alla Federazione Nazionale dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, che sta finanziando questo progetto. Perché nasce questo progetto? Perché ci siamo accorti che purtroppo questo progetto innanzitutto tratterà sulle dipendenze patologiche e sulle ludopatie. Perché questo? Perché abbiamo visto, i dati sono chiari, molto chiari, che ormai tutti quanti dipendiamo da un qualcosa, che può essere un telefonino, un videogioco, e abbiamo visto che la soglia dell'età si è abbassata drasticamente. È vero. Parliamo 10, 11 anni, 12 anni per quanto riguarda le videodipendenze, gli smartphone. Quante volte vediamo in giro bambini di un anno, due anni con i telefonini in mano, perché le mamme purtroppo, per farli stare zitti, purtroppo, gli danno i telefonini in mano, e quindi noi grazie appunto alla Federazione Nazionale che ci finanzierà questo progetto, andremo nelle scuole, come abbiamo fatto per il progetto Scuole Sicure, di cui tu sai benissimo tutta l'evoluzione, andremo nelle scuole. Proprio perché siamo convinti, innanzitutto, che l'infermiere è al centro sempre di questo progetto, nel senso che l'infermiere è il responsabile, è il tenutario dell'assistenza in generale dei pazienti, ma soprattutto deve fare educazione sanitaria. Quindi noi partiremo dalle scuole, informando chiaramente i docenti, la comunità stessa, i genitori, i bambini stessi. Noi coinvolgeremo soprattutto i bambini, partendo dagli asili fino ad arrivare chiaramente alle scuole superiori. Esatto, diciamo che per noi, evidentemente qui su Teleregione, abbiamo già una primizia, proprio perché sta per partire questo progetto, però noi già avremo degli accenni, perché noi abbiamo visto il programma, no? Il manifesto, ludopatie e dipendenze patologiche. Ce ne sono tante di dipendenze, utilizzando il plurale, giusto? Sì, ce ne sono tante. Purtroppo ce ne sono tante e colpiscono diverse fasce di età, a partire dall'età adolescenziale. Come diceva Paolo, si parte dai 10 anni e si evolvono fino ai 40 anni, e quindi abbiamo un trend in salita come adozione della ludopatia e un'età che è in discesa, è scesa a partire dai 10 anni, con la dipendenza da apparecchiature multimediali. Sappiamo tutti quanti che rappresenta lo smartphone l'oggetto del desiderio, ad esempio, del bambino che si approccia alla prima comunione, a ricevere il sacramento della prima comunione, quindi chiede in dono lo smartphone per cercare, con l'alibi della comunicazione degli amici, di restare informato, della comunicazione con la comunità scolastica, quindi con un alibi di studio, di ottenere uno strumento del quale poi diventa dipendente per altri motivi. Io leggevo qualche giorno fa, ora mi è sovvenuto in mente, quel caso di un bambino, se non sbaglio cinese, che pur di acquistare, non avendo i soldi, lo smartphone piuttosto che l'iPad, ha venduto un rene e ora si trova disabile. Certo. Questa è un'estremizzazione di qualcosa che però dice molto. Certo. E diciamo che la condizione patologica della ludopatia e successivamente della dipendenza nasce proprio a parte da una condizione di normalità. Poi, per una situazione nuova, che può essere una condizione, una problematica sociale, familiare o individuale del soggetto, può essere anche l'inserimento all'interno di un contesto, ad esempio di un bambino che entra in un contesto in cui tutti quanti hanno lo smartphone, è un esempio, no?
giusto per rendere l'idea, e lui non lo possiede o non lo possiede di quelle caratteristiche, cerca di ottenerlo impiegando le proprie risorse individuali, e quando non sono sufficienti impiegando le risorse familiari, le risorse sociali, ed è disposto e si arriva a un'ossessività compulsiva fino alla, fino all'ottenimento dell'oggetto, di quello che è l'oggetto del desiderio. Secondo la vostra esperienza, quindi, quali sono le patologie, le dipendenze di questo 2018/2019 ormai? Le dipendenze che abbiamo analizzato e di cui comunque chiederemo aiuto e supporto alle persone più esperte, come è giusto che sia, per l'erogazione del progetto, partono, come dicevo, dai 10 anni per ad esempio l'utilizzo degli apparecchi multimediali e passano agli 11 anni, un dato che ha meravigliato anche noi, per il fumo di sigaretta. Alcol. Segue il consumo di alcol, che solitamente viene associato al consumo di caffè e di energy drink. Questo è un altro problema, certo, l'energy drink. Certo, che danno gli stessi disturbi della dipendenza, li vedremo successivamente. Poi si passa al gioco d'azzardo, che parte per una passione, ad esempio sportiva, per il calcio, che introduce al gioco d'azzardo, alla scommessa sportiva, fino a finire alle droghe leggere o pesanti, che il dipendente porta con sé solitamente fino al raggiungimento di un'età più matura, 30, esatto. A proposito delle piccole, delle droghe leggere, no? Leggevo, essendo giornalista, in qualche modo mi informo, proprio una notizia della giornata odierna. Secondo gli studi dell'Università del Vermont, negli Stati Uniti d'America, dicono appunto che anche soltanto, e questo è un messaggio importante anche per chi ci ascolta, anche soltanto consumare 1 o 2 dosi di cannabis ha rilevato dei cambiamenti nel cervello dei più giovani. Questo è un messaggio importante, perché molto spesso si sottovaluta, si parla per esempio anche dell'utilizzo della cannabis per scopo ricreativo. No, non esiste proprio, cioè sono droghe e basta, cioè che creano dipendenza e danni. Noi facciamo fumare una canna a un bambino di 12-13 anni, che è in fase di sviluppo. Esatto, le connessioni cerebrali vengono evidentemente irrimediabilmente... Ma da sé che ci sia qualcosa che non eliminate. Va. Non va. Addirittura, ritornando ai telefonini e agli smartphone, è stato coniato un neologismo, la nomofobia, che sta per deriva dall'inglese no mobile phone, cioè i bambini, i ragazzi e anche gli adulti poi non riescono a fare a meno del telefonino. Vanno a dormire con il telefonino, sono sempre lì a guardare se sono arrivati i messaggi, se il telefonino è carico e si può... Guarda, io ti dico questa una vera e propria patologia. Per me il massimo della vacanza è la crociera, sai perché? Perché in mezzo al mare non prende il cellulare. Non c'è campo. Per me quello è fantastico. C'è solo acqua. C'è addirittura acqua. È stato, degli studi riportano un utilizzo del telefonino maggiore a 18 ore giornaliere. 6 adolescenti su 10 dormono con il telefono accanto, quindi di qui anche la dicitura di nomofobia o cellularomania, che evidenzia proprio una difficoltà a staccarsi fisicamente dall'apparecchio, e quindi questa cosa attiva tutti i disturbi legati alla difficoltà di staccarsi fisicamente dal telefonino. Ma anche 53... difficoltà nel sonno, immagino, perché se si è sempre in allerta... Il 53% degli utenti ha i disturbi d'ansia legati alle 3 condizioni fondamentali del telefono: il credito insufficiente, la batteria carica e la connessione attiva, la copertura di rete. E quindi vanno alla ricerca del wifi. Tutti i disturbi della...
connessione. All'inizio si andava in giro col telefono, con l'antenna sollevata, non so se ricordi, sì, in giro per le stanze per vedere i luoghi dove il telefono, diciamo, aveva maggiore copertura di rete. Quindi no? Possiamo, scusami Vincenzo, sì, Paolo, proprio per gli amici che ci stanno seguendo, magari per i genitori, perché molto spesso si sottovalutano, sì, questi aspetti, no? Molto spesso si pone attenzione su altro tipo di dipendenze e ne parleremo poi nei vari, sì, e nei prossimi appuntamenti. Abbiamo dato dei cenni appunto alla canna, che non è assolutamente da sottovalutare, ma soffermiamoci sull'aspetto della tecnologia, appunto di questa nomofobia così come definita. Ci sono dei sintomi che come genitore posso ravvisare? Certo, passano come inizialmente come comportamenti leciti, sì, ed è una cosa un po' di tutte le dipendenze, quelle definite accettabili come quelle dell'utilizzo da smartphone, no? Poi l'utilizzo incessante di questi apparecchi porta alla dipendenza. Da cosa ce ne possiamo accorgere? Sì. Dalla difficoltà, come abbiamo detto, di staccarsi fisicamente dal telefono, dalla necessità, dal bisogno dell'adolescente di dover andare a controllare l'ora, ad esempio, per dire una banalità, sul telefono, o lo stato della carica o lo stato della connessione, la quantità, diciamo, di lineette di copertura di rete che abbiamo disponibile in quella zona, in quel momento. E questa cosa viene fatta tante volte anche inconsapevolmente, cioè si accende il telefono anche per leggere l'ora, magari non si legge l'ora, si vede la connessione del telefono, no? Il bisogno di controllare, inviare o ricevere messaggi, il bisogno di controllare, per dire, delle mail, o il bisogno, e qui si entra già in un'altra ludopatia, di perseguire degli obiettivi di gioco di un'applicazione che magari è installata sul telefono, che mette in connessione diversi amichetti e che li mette in connessione e in competizione. H24, alcuni studi riportano la consultazione del telefono anche nelle ore notturne, dalle 2 alle 7. Assurdo. Ore in cui dovrebbe essere, diciamo, ore che dovrebbero essere destinate al riposo. Anche perché già il cellulare ha bisogno di essere caricato, quindi abbiamo bisogno evidentemente anche noi di una ricarica. Lo carichiamo accanto al letto, sotto allora, il cuscino. È vero, molto spesso accade questo. È un apparecchio che è diventato, se ricordi, sicuramente ricordi, da un apparecchio familiare a un apparecchio personale. Individuale, è vero. Perché ha integrato diverse apparecchiature, diverse tecnologie in sé, ha integrato la fotocamera, ha integrato il personal computer, ha integrato altre apparecchiature, e i gestori di rete hanno offerto, hanno messo in campo delle promozioni che permettono questo, purtroppo, perché permettono di utilizzare, che ogni nucleo ogni soggetto componente del nucleo familiare utilizzi un proprio apparecchio. Quindi secondo il vostro progetto, no? Così come mi avete detto inizialmente, ci saranno poi una serie di relatori che, sì, hanno cognizione, è chiaro che, sì, di quella materia. Noi certo, ci affiancheremo ai vari psicoterapeuti, assistenti sociali, sociologi, anche che chiaramente è un fatto che di notevole importanza. Certo, ha un grande impatto. Perché noi innanzitutto puntiamo sulle scuole e sulle famiglie, perché è di lì che parte tutto. Io prima qui avevo, ragazzi, la infatti, dottoressa Mezzapesa, che diceva proprio molto spesso del dolore che lamentano i più giovani, sì, quasi si creano poi delle ernie anche, sì, per questo atteggiamento continuo. Posizioni viziate, certo, che si assumono. I disturbi di curvatura della colonna, i disturbi del collo, i disturbi del polso, è una patologia che si è sviluppata recentemente, che è stata definita il pollice da smartphone, quindi una tendinopatia e un'artrite precoce del dito pollice che utilizza, data proprio dall'utilizzo, chiaro, incessante dello smartphone. Si sono evidenziate anche delle protrusioni, delle ernie della colonna vertebrale, delle curvature irregolari o delle patologie del collo, proprio legate all'utilizzo dello smartphone. Quindi, no? Secondo questi relatori, volendo appunto soffermarci sul discorso della tecnologia, un genitore dovrebbe avere come tolleranza quanto tempo? Allora, per il rapporto secondo con gli l'oggetto? Esperti, bisognerebbe intanto tenere spento il telefono durante le ore notturne. Benissimo. E non solo,
tenerlo lontano dagli adolescenti. Okay. Quindi lo devono tenere spento e lontano. Poi connessione di rete attivata, secondo loro, ogni 3-4 ore per un periodo molto limitato, e il monitoraggio sui tempi di utilizzo da parte dei genitori. E, che a loro volta non devono soffrire della dipendenza, perché se io lo impongo, però io poi i modelli dei bambini sono i genitori. Esatto, nasce proprio per questo noi vogliamo partire dalla base. Cattivi esempi e cattive abitudini. Tieni presente che poi ci si accorge che questi bambini, adolescenti, quelli che sono, fanno sempre meno attività fisica, perché sono impegnati solo a giocare sui cellulari, sugli smartphone, sui tablet, sui PC. Quindi ci si accorge che magari tu proponi a un bambino di, non so, andare a scuola calcio, per dire no, non sono interessato, cosa che prima succedeva tranquillamente. Tanto poi giocano sul cellulare. Strada. E infatti, gioca virtualmente, è diventato tutto virtuale, ma non c'è più la pratica, non si parla neanche più fra di noi, è cioè, vero. Si esce in comitiva e vedi tutti quanti col telefonino in mano. È vero, ma questa cosa anche al pub, non so se vi è mai capitato, anche in una coppia di due persone, si è di fronte, ma si parla col cellulare. Quello è il problema. È, infatti uno molto dei spesso rimedi... io per scherzare dico guarda ti chiamo. Cioè, sì. È quello di trasformare le attività che vengono svolte attraverso gli apparecchi multimediali in attività dirette, quindi di socializzazione diretta, perché tante volte anche quando, come dicevi, anche durante i pasti o durante degli incontri che dovrebbero essere di socializzazione, si utilizza o si tiene presente o si tiene a portata di mano lo smartphone. Anche durante la proiezione di un film al cinema si nota questa cosa, quindi è un problema. Su questo problema. Argomento, ragazzi, è intervenuto persino il Papa. Sì. Perché qualche giorno fa il Papa ha richiesto ai fedeli di non portare il cellulare a messa. Questo la dice lunga. Anche il Papa per è un grande scuole, su tante stanno... cose. Che il Papa è un grande in tante cose. Anche per le scuole si stanno adottando dei provvedimenti del genere. E anche per le ore notturne, leggevamo ieri, c'è un articolo di un'allerta della comunità scientifica con ricerca di cercare, diciamo, certezza in merito per quanto riguarda il fatto di dormire di alcuni degli adolescenti che dormono con il telefono accanto, acceso e connesso, in relazione a una rete nuova che dovrebbe essere messa sul mercato il 2022, la rete a 5G, che è una rete ad alta frequenza, che potrebbe portare delle ipotesi di aumento di patologia tumorale. Attenzione, quindi anche a questo aspetto che è molto importante. E abbiamo visto i dati. Infatti, gli ultimi dati recenti, il registro tumori, la BAT è al primo posto. Persino? Sì. Noi affianchiamo questo progetto, uno per, sulla base di studi già fatti, per valutare quella che è la dimensione del problema nella nostra realtà locale, provinciale, quindi della provincia BAT, sia per età che per tipo di dipendenza. Quindi andremo a trasferire le informazioni derivanti da altri studi e andremo a dare, come abbiamo fatto adesso per diciamo, l'apparecchio multimediale, delle strategie di fronteggiamento. In linea con altri studi abbiamo preparato dei piccoli questionari per raccogliere dei dati sulle dipendenze nella nostra realtà locale, poi da diciamo, porre a disposizione di chi c'è. Va bene, allora ragazzi, siete invitati evidentemente al prossimo martedì, se mi date un cenno. Sì. Ok, perché così andiamo nel merito di appunto altre patologie, poi sentite liberi di portarmi anche evidentemente dei relatori che magari vi sosterranno poi in questo progetto, perché così come avevamo detto ci saranno poi dei professionisti che avranno la possibilità di dare delle informazioni con cognizione di causa. Attenzione, quindi mi raccomando a questi cellulari, io guardate già per un'ora e mezzo il cellulare non Bellissimo. Ce l'ho e non ho attacchi di panico, per cui sto bene. Io vi ringrazio, grazie a naturalmente a Paolo Barile, grazie a Vincenzo grazie Maldera, a ci grazie. Rivediamo. Grazie. Allora, amici a casa, fate attenzione a tutta una serie di sintomi, mi raccomando, perché vedete, poi può diventare qualcosa di molto difficile anche da superare.